Ciao inventori di sogni! Oggi vlog perché ci troviamo a Civita di Bagnoregio, un borgo medievale definito fra i più belli d'Italia e si trova in provincia di Viterbo, nell'Alto Lazio, quindi proprio nel cuore dell'Etruria. È stato definito in particolare la città che muore da Bonaventura Tecchi, che è uno scrittore deceduto negli anni 60 e che qui ha trascorso la sua giovinezza. È una città definita in tanti modi perché comunque è un borgo molto caratteristico, dal castello insomma, nel cielo al fatto che per arrivarci occorre attraversare un ponte che domina su una grande vallata, ed è per questo che è un borgo che è stato più e più volte paragonato al set di un film fantasy. Quindi spero che vi faccia piacere venire insieme a me e andiamo! Eccolo! Forse sì, faccio un salto a casa giusto. Porca miseria, guarda. Sono giusto, sì, sì. Luna? Sì, anche perché poi devo venire a prendere la macchina. Non lo sapevi? È mozzafiato. Andiamo al ponte. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Quelli sono due leoni che simboleggiano la sconfitta dei tiranni da parte degli abitanti di Bagnoregio. E questa, no, scusate, è la vista.
fuori dal contratto. Però vi volevo segnalare Acqua di Civita, che è un brand esclusivo del posto, creato da due giovani imprenditori locali, due fratelli, che hanno mescolato le profumazioni tipiche di questa vallata, della Valle dei Calanchi, e ne hanno creato dei prodotti per la cosmesi, saponette, profumi per l'ambiente, tutte esclusivamente create a mano e naturali. Ed è veramente, secondo me, una bellissima iniziativa. Infatti ho fatto anche un acquistino.